Il PER marchigiano è un PER molto attento al risparmio energetico. Sono stati fissati dei parametri forti e impegnativi dal punto di vista del risparmio energetico come numero di megawatt, perché appunto le centrali non possono avere più di 100 megawatt di emissione. Evidentemente è un impegno, è una cosa impegnativa, perché vuole dire fare tante piccole centrali piuttosto che grandi centrali che appunto provocano maggiori danni all'ambiente. Quindi su questo piano abbiamo degli obiettivi che sono fissati nel 2015, che appunto tendono al maggiore risparmio energetico, tendono alla maggiore autonomia della nostra regione. E non sottovalutiamo che l'energia è uno dei temi centrali, perché spesso per le imprese è la prima spesa. Io però credo che si possa agire da due punti di vista, non solamente con appunto la creazione di nuove centrali, ma anche con una maggiore attenzione, e io credo anche cercando di incentivare tipi di produzione che consumano di meno dal punto di vista energetico. Per questo prima parlavo anche di come la politica industriale può indirizzare modelli di sviluppo, cioè modelli di sviluppo che siano anche più attenti da questo punto di vista. Noi oggi abbiamo imprese che consumano molto dal punto di vista manifatturiero, perché dal punto di vista energetico, perché abbiamo manifatturiero e meccanica appunto di tipo base. Investire anche in altri settori vuole dire anche richiedere un minore dispendio energetico, quindi pensare a imprese che si occupano sia di green economy, ma io credo che, guardi, insisto su questa cosa, credo che il futuro delle Marche possa essere quello di pensare a creare dei distretti tecnologici in collaborazione con le università. Noi dobbiamo pensare che il futuro delle Marche non può essere continuare a fare esclusivamente scarpe e cucine. Cambiare regime, bisogna insomma. Cambiare proprio un modello produttivo. Allora probabilmente sarà anche un tipo di produzione a impatto ecologico più basso. Noi dobbiamo iniziare anche a valorizzare di più i cervelli e le risorse, non solo energetiche, ma anche di teste che ci abbiamo nelle Marche. Abbiamo delle università di eccellenza, abbiamo dei centri di ricerca, dobbiamo anche iniziare a pensare, ci sono tanti distretti che sono distretti tecnologici che sorgono laddove ci sono centri di ricerca e università. Io credo che dobbiamo mantenere qui il cervello delle imprese, e quindi imprese che si occupino soprattutto di ricerca e sviluppo e di futuro, e quindi anche io la riconversione del Fabrianese la vedo in questa ottica fondamentale.